What's happening, people? April 25th, Saturday. As everybody should know by now, Virtus, we won the semifinal. Man, what's wrong with this thing? We won the semifinal game. So we're playing the championship tomorrow. It was a good game, all around balanced effort. Shout out to Sherrod and Gooey for holding the team down. Two great performances by those guys. But you know, today we got practice, and then tomorrow we play the game. So tomorrow, you know, I'm gonna take the camera to the game. I'm gonna take it to you know, inside the locker rooms, just let you see how everybody, you know, was doing everything before before the championship. So you know, today really slow day. Won't be on the camera much at all, but Sunday the 26th is going down. Make sure you're there. If you're not there, you're gonna have this. Gonna have a camera to to hold you down. So I'm just waking up. So I need to get up, get going. Got a lot of stuff to do today. So I'll see y'all tomorrow. Peace. Okay, I'm on my way to the championship. Playing against Cholet Baskets today. Championship Euro Challenge Final Four. It's Keith Langford. I'm in the elevator getting off right now. I'm about to be late to class, so I'm gonna holler at y'all in the locker room after this. Hopefully we win, because if we don't win, it might not be a good idea to, you know, have a video camera in the locker room, but you know, I'm willing to take that chance for my people, so I'll see y'all in a little bit. Yeah, we won that shit, baby. Virtus in the house, Euro Challenge 2009. Champions. Keith Langford MVP. Look at the ring. Check it out, baby. All my people, Ray Terry, what's happening? Ray Terry, what's good, baby? I can use the 10 stack. Here we go, I got my camera too, baby. Hey. That's our owner, Claudio Sabatini. Oh, yeah, I ain't got no champy. Yes, sir. Hey, I got your guy. Paga la cena, paga la cena. Okay, paga la cena. Inside Virtus locker room. Rob, what's good, baby? No, we need to put you on camera, son, because you got the MVP. Give me a little MVP speech. Come on. MVP. Just wanted to come out. It's all about wins. Okay. Man. It's all about wins. So, yes. You know, from the start, yes. Came off the bench, brought the energy. You know what I'm saying? And we got the victory. So Check his feet out. Wait a minute. They done stripped my man naked. He don't got nothing but some shoes and some tights on. Nah, we ain't looking at that. No homo. Yeah, hey. But you know, Virtus, we on the rise, baby. See, we coming for y'all too, baby. Yes, sir. We is coming for him. Please believe it, baby. Holler to all my peoples on the fan page. This is going up on Sunday. Please believe it. I'm hollering to y'all. Terramo, let's get it, baby. Let's go. You know what I'm saying? Yeah. Fabio! Yeah. What's up, baby? I got one press conference. You're MVP. You have to talk with us. Let's go. I'm going. Win something. Don't do it. Go, man. Kid? Yeah. You? This is a tough road, but we got it, baby. You know what I'm saying? Interview time. Going up here. Keep playing for Virtus Bologna. Oh, bro. Oh. Interview. Sorry. Go, let's go. With your health problem. And I think that
This is a great example for all those who have in Europe to spend a lot of money for all superstars without taking care about the evolution of the art. So, great congratulations to Cholet first. Prima di tutto, Michael Granci, coach, e congratulazioni a una squadra che ha investito molto sui giovani. Diversamente da molte altre squadre che spendono molti soldi per giocatori, super giocatori, molto pagati, molto costosi, Cholet invece ha avuto il coraggio di scommettere sui giovani, quindi di provare a costruire qualcosa sui giovani. Quindi questo è il suo merito, perché è arrivato dove è arrivata con dei giovani, con dei giocatori ancora in crescita. Second thing, I am really proud of my players because tonight we have been fighting on the court against two great opponents. The first opponent was Cholet, with all his qualities, with the superstar. The easiest thing to say is just that I'm happy, obviously. I'm happy we won, I'm happy for Virtus, I'm happy for my teammates, and third, I'm happy for myself. So it's just a good moment right now, but now we have to focus on our game on Thursday. Ovviamente è felice, soddisfatto sia per la sua squadra sia per il risultato che ovviamente per se stesso. Molto molto felice, ma molto soddisfatto. Ma questo non deve distrarlo da quello che lo aspetta, cioè il resto della stagione, le altre partite, e quindi bene, essere felici, però rimanere con la testa. Domande? Sì. Tu sei partito piano durante la stagione, poi sei cresciuto, in questo momento sei probabilmente il giocatore più continuo e migliore di questa squadra. Cosa ci puoi dire? Switching the coaches, I think that really had a big effect on my performance. So from day one, Coach Bonitoli has had the most confidence in me. So I just use that and just continue to get better and better. Sì, questo suo miglioramento, questa sua crescita che ha avuto è dovuta al fatto che, sebbene non fosse la prima esperienza così importante, insomma, in una lega di Serie A, il merito va all'allenatore e a Sabatini, che hanno permesso che lui si sentisse, come dire, a suo agio, no? Hanno dato fiducia, hanno permesso con il dialogo e anche con i suggerimenti a lui di crescere e arrivare dove è arrivato. Quindi lui in cambio è riuscito a garantire un rendimento costante, a migliorare e ad affermarsi. I guess, I can say, my father, when I was growing up, he always said, in an important situation, all you need is one. So I was just thinking, if I can get one to go down, the worst that could happen, if we play good defense, would be overtime. So if I made one, I knew it would be okay. So I really wasn't too worried. Chiaramente ero preoccupato per la situazione, perché chiaramente era una situazione di pressione, di tensione, quindi fare quel tiro libero sarebbe stato importante, non è stato fatto e trova lo stesso. Quello che vi dico io, che non vedete voi, che oltre che vedete sul campo, vedete fuori dal campo, Tito ragazzo in grosso. Ci piace molto per il suo approccio personale, tecnico,
dimostra grande talento, lo dimostra in campo, la sua crescita, a me piace molto anche come persona, e gli abbiamo proposto di prolungare il contratto, che ci vede praticamente per 2 anni, ma se lui sarà d'accordo, lui sa benissimo che può diventare casa sua, la Virtus per tanti anni. Quindi aspetta solo lui in questo momento decide. Ribadisco, a parte il talento, se ne fosse saltante, è un ragazzo di cuore e mi fa molto piacere che abbia vinto, perché ci teniamo molto, per lui è una cosa importante, ribadisco, oltre al talento c'è qualcosa di più. Un ragazzo di cuore, di modi che sono per noi perfetti per perseguire questo cammino di Milano, di Tip Lanford, oltre la prossima stagione con la quale abbiamo incontrato, vuole terminare con la sua carriera che si è. In response to that, the thing that I'm most thankful for is that, Sabatini and the Virtus gave me a chance, because before arriving to Virtus, I hadn't proved anything in Europe. So, I played 8 games with Biela, and, he took a chance, and, it worked out for both of us. So, like you said, there is a 2-year contract. It's the second year is the team's option. So, it's up to him, really. It's not up to me. So, I'm happy. I'm okay. Beh, ovviamente ringrazio di essere soddisfatto per questo riconoscimento, insomma, che è arrivato a Sabatini, è contento perché gli è stata data un'opportunità che a lui sembra di aver raccolto bene, quindi adesso arriviamo a fine della stagione e dopo vedremo. Claudio, tu hai perso da progettare, no? Alcune finali, ma hai forse vinto la Coppa, che per la storia della Virtus ha un'importanza particolare, è l'unico trofeo che mancava. La prima Coppa Europea c'era, la seconda c'era con la Coppa delle Coppe, ma anche il terzo trofeo internazionale. Hai cominciato a vincere chiudendo una sorta di ciclo, nel senso che hai chiuso, ma che non hai vinto su ogni cosa che mancava. What's up, Virtus? What's up, anybody who's watching this? This is my last broadcast before I post this video, so we done party tonight, man. We just done kicked it. Virtus got it done, 2009 Euro Challenge champs. I love Virtus fans, man. I love Bologna. Hopefully, we can make it to where I can stay here for a little while longer. But I'm just happy right now. I'm a little tired. It's like 4:00 in the morning, but it's been a long weekend, man. But I'm excited. I'm happy. I love everybody. So I'm about to go to bed. But until next time I post a video, I love everybody. Peace. Holla at the V. I will see you guys soon. I love you. Forza Virtus. Ciao.